Sei stato fuori per il weekend. Quando rientri a casa nel tuo appartamento, la tua cassetta delle lettere è piena. Ci sono almeno 30 lettere. Lettere senza un mittente. Molte di esse erano umide, come se fossero state recentemente bagnate, oppure contenessero del liquido. Tutte le lettere avevano il tuo nome e il tuo indirizzo su di esse. Tutte scritte con un colore rosso sangue. Annusandole ti accorgi che non hanno un buon odore. Assomigliava molto all'odore di carne marcia o vecchia spazzatura e tu sei riluttante a prenderle e portarle in casa. Ma ovviamente la tua curiosità vince sulla preoccupazione. Quindi le afferri e le lasci vicino al lavello. Non vuoi che quell'odore di marcio rimanga sparso per tutto l'appartamento. Ne prendi una, quella che non sembrava umida e non aveva nessuna scritta all'esterno. La apri. C'erano delle fotografie al suo interno. Foto di persone che non conosci, con gli occhi strappati, i denti mancanti, le mascelle spalancate e gole tagliate. Sei spaventato, ma non riesci a placare la tua curiosità sul contenuto delle altre lettere. Ne apri altre, solo per vedere fotografie simili alle precedenti, ma via via più raccapriccianti di persone morte. Mucchi di corpi con arti mancanti, decine di corpi aperti su tavoli operatori con gli organi interni mancanti. Oppure dei corpi appesi ad un cappio dopo essere stati sventrati e dissanguati. Aprendo alcune di quelle lettere, capisci che l'umidità e il liquido che contenevano erano niente meno che del sangue. Più lettere apri, più ti accorgi che non tutte le persone che vedi sono sconosciute. Alcune di esse le vedi tutti i giorni a lavoro, con altre invece ci andavi a scuola insieme. Quando disperato arrivi alle ultime lettere, le fotografie con i corpi mutilati sono quelle dei tuoi amici e familiari. Arrivato all'ultima lettera, non vuoi sapere cosa si trovi al suo interno, ma probabilmente ormai non hai altra scelta. Apri con cautela la lettera e vedi una tua fotografia. Non sei morto. Occhi intatti e tutti gli arti presenti. È solamente una tua foto mentre entravi nell'appartamento poco prima. Prima di trovare e aprire queste disgustose lettere. Il rumore di una porta che si apre da qualche parte nel tuo appartamento ti fa paralizzare dalla paura.